Professoressa Granata, grazie. Buongiorno. Siamo alla vigilia del 1º maggio, festa dei lavoratori, anche per la Chiesa festa di San Giuseppe lavoratore. Da tanti punti di vista si parlerà di lavoro, quanto mai importante anche oggi con la ripresa del post-pandemia. Da questo punto di vista il messaggio e il sussidio della CEI insiste molto sul lavoro, sulla salvaguardia della vita umana nel lavoro, ma anche sul lavoro inteso come cura. Perché è importante recuperare questa dimensione? E stiamo perdendo il senso del lavoro, il perché lavoriamo, proprio nel momento in cui il lavoro è sottoposto a una delle più grandi rivoluzioni, degli ultimi decenni. Il lavoro ha perso il suo luogo perché si può lavorare in ogni dove, in ogni momento della giornata, in ogni momento della settimana, si lavora da casa, si lavora in qualsiasi condizione. Questa smaterializzazione del lavoro ha cambiato, soprattutto nei 2 anni di pandemia, la nostra vita di relazione e la vita di lavoro. E molti fenomeni ci dicono che questo cambiamento è irreversibile ed è radicale e suscita nelle persone sentimenti molto diversi. Non accettiamo più di vivere e lavorare come prima, abbiamo più aspettative di senso rispetto al lavoro, soprattutto le nuove generazioni, soprattutto le donne, e ci aspettiamo tanto dal lavoro proprio nel momento in cui il lavoro invece spesso ci offre delle esperienze povere, povere dal punto di vista delle relazioni, della sicurezza e del senso. E quindi siamo in mezzo a un guado. Non si sa neanche quanti punti di PIL esatti si potrebbero recuperare se ci fosse un ruolo più attivo nel mercato del lavoro, se le condizioni lo rendessero possibile, di un maggior coinvolgimento della donna. Cosa ci manca? Oggi è solamente una questione di tempi di vita da far combaciare, oppure c'è proprio una questione di una mancanza di accettazione di un ruolo femminile che in qualche modo può essere ancora più produttivo, ancora più funzionale nell'architettura completa delle scelte? È una questione culturale. Quando le donne lavorano, quando le donne sono molto inserite nelle attività lavorative, questo non va a detrimento della capacità riproduttiva e di cura delle famiglie. Ce lo insegnano tutte le società nordiche che hanno fatto dell'emancipazione femminile anche uno strumento di aiuto alle famiglie. Ma in Italia noi stiamo tornando indietro. Durante i 2 anni di pandemia sono state le donne quelle sacrificate dal mercato del lavoro e le prime spesso a rinunciare, perché spesso sono anche le donne che pensano dopo il primo figlio in qualche modo di avere compiuto la propria missione civile. E quindi è un problema culturale di visione. Le donne non devono lavorare soltanto perché questo aiuta la possibilità di avere delle entrate in famiglia, quindi due entrate in famiglia, ma perché il lavoro è il luogo di affermazione, ovviamente di realizzazione delle donne e anche di missione delle loro capacità. Questo va riaffermato con grandissima forza in questo 1º maggio, proprio dopo 2 anni in cui le donne hanno pagato un costo altissimo. Spesso sono state proprio sacrificate ai lavori di cura esclusivi in famiglia, senza capire che la vera ricchezza delle nazioni è il lavoro femminile. Smart working, innovazione, un'accelerazione delle intelligenze artificiali come mai era successo prima di oggi. Il lavoro deve avere a che fare anche con un mondo nuovo che ancora non esiste. Il rischio però è che nel frattempo si perda l'umano. E uno dei passaggi del messaggio per la Giornata Mondiale del Lavoratore è proprio le morti bianche, il rischio delle malattie professionali, il rischio che ci perdiamo l'umano anche fisicamente. Ecco, per ovviare a questo cosa facciamo? Cosa fare? È un rischio che abbiamo già corso ampiamente perché il malessere sul luogo di lavoro, senza arrivare alle morti bianche, senza arrivare agli incidenti, è una costante del lavoro degli ultimi anni, perché spesso il lavoro anche intellettuale è ridotto a operai del digitale, si impoverisce la possibilità delle persone di contribuire con il proprio lavoro allo sviluppo dell'azienda, allo sviluppo della scuola, della società. E allora io non temo tanto la competizione con la macchina, ma la competizione tra esseri umani. Noi dobbiamo recuperare il valore civile e comunitario del lavoro, che è quello che oggi è messo in discussione proprio perché le persone che vengono lasciate a casa a lavorare in smart working, questa è una possibilità straordinaria, ovviamente,
di poter conciliare meglio vita e lavoro, però è anche un rischio perché ci depriva della possibilità di avere una comunità di lavoro nel quale noi troviamo il senso. Stiamo cercando un equilibrio nuovo. È una fase di grande trasformazione, come tutte le grandi trasformazioni, richiede intelligenza e richiede di inventare luoghi e modalità di lavoro inedite, diverse da quelle che abbiamo sperimentato finora. Quindi anche molto affascinante dal punto di vista della suggestione. Io vedo più le potenzialità che i rischi.